Allora, le animazioni che sono arrivate sono state tantissime. In redazione nessuno si aspettava di ricevere così tante animazioni, dovrebbero essere 365 animazioni. E è stato molto difficile quindi scegliere le 15 finaliste, anche per le prime tre soprattutto, perché molte sono di qualità estremamente elevata. E quindi diciamo, ci dispiace per tutti quelli che non abbiamo potuto premiare, ma d'altronde niente, la valutazione ha tenuto conto di tre particolari aspetti. Uno è l'aspetto grafico innanzitutto, quindi l'aspetto estetico che l'autore ha voluto dare con l'animazione. Poi abbiamo puntato molto la tecnica, sia come programmazione che come tecnica di realizzazione dei filmati, ed anche e soprattutto per quanto riguarda lead line che l'autore ha voluto dare. Come lead line intendiamo il messaggio che l'autore ha voluto dare con il proprio filmato. E in particolare, molto importante, è stato anche l'ottimizzazione con cui sono stati creati i filmati. Pensate che immagini e audio in flash appesantiscono molto il filmato, quindi una buona ottimizzazione vuol dire un buon lavoro, e anche questo è stato molto importante. Poi diciamo anche l'originalità che ha avuto il filmato, perché molti si erano molto simili tra loro, quindi abbiamo puntato molto anche su questo, il fatto di essere un po' più originale rispetto ad altri ha avuto sicuramente un punto in più. E infine diciamo un punto importante è anche stato l'audio, perché inserire l'audio in flash non è semplice, deve essere innanzitutto un audio abbastanza, di qualità abbastanza alta, e comunque non è semplice perché, come ho detto, appesantisce molto. E niente, io direi di passare subito alla presentazione del servizio. Allora, sei bellissimo la telecamera, sei fotogenico. Le presenti nel spazio non c'è nessun riferimento a niente. Allora, la prima animazione è quella di Pierluigi Presenti. Sei in sala, ci dovrebbe essere. Ciao Pierluigi. Allora, quello che si è colpito più di tutti di Pierluigi è stato il messaggio, quello che ha voluto dare, ha voluto dire con questo filmato. Diciamo che l'utente medio del web viene paragonato a un uomo, a una persona, che cammina in paesaggi diciamo, sperduti e solitari, diciamo il web sarebbe. E questo uomo è alla ricerca di qualcosa. In questo caso il qualcosa è inteso come imparare ma... quindi ad usare la flash, a diventare un qualsiasi cosa. E niente, anche di meglio punto it a aiutare questo uomo perché è pronto. Dando un applauso devo fare. Complimenti per l'ottimizzazione del filmato, e in particolar modo perché ci sono molte immagini e un sonoro di qualità. Allora, l'animazione che segue è quella di Mario Tarello, è qui in sala, mi sembra, se non sbaglio. No, non c'è. Scritto sta. Allora, la particolarità del filmato è la tecnica con cui è stato realizzato. Diciamo che nel suo filmato non c'è un vero e proprio messaggio, ma è solo un'introduzione a quello che è HTML.it e i suoi servizi. E diciamo però che questa introduzione è stata realizzata con grande fluidità e movimento, fornendo quindi un forte impatto visivo allo spettatore. Molto affascinanti sono le transizioni che dividono le varie fasi della animazione. Numero 284, ritira il premio Fabio Pin. Scusa. No.